Marco Pompetti, un altro gol, il secondo stagionale dopo quello bellissimo a Chiavari, un gol che ha portato un punto pesante in una partita difficile. Ma sicuramente sì, sono contento per la prestazione personale, per la prestazione di squadra. E sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione, come ogni partita c'è qualcosa che possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo fatto tante cose buone come in queste ultime quattro gare. E potevamo sfruttare qualche occasione in più in maniera migliore che abbiamo avuto all'inizio del secondo tempo, perché per quanto riguarda il primo tempo è stato, diciamo, a viso aperto da parte di entrambe le squadre, ce la siamo giocate alla pari. All'inizio del secondo tempo, secondo me, potevamo fare qualcosa in più e provare a cercare il 2-1. Avete giocato una gara di grande intensità, tanta grinta, si è visto anche dei cartellini, forse troppi. Insomma, è questo il Pescara che vogliono vedere i tifosi, che alla fine hanno detto vi vogliamo così? Ma noi siamo contenti per noi gruppo giocatori, per lo staff, per i tifosi, per comunque le persone che ci seguono, perché comunque secondo me quando giochi è la prima cosa che deve fare un calciatore, è dare il 100%, perché se no, diciamo, possiamo parlare di niente, e quindi questo. Stiamo vedendo nelle ultime settimane un Pescara che sembra essersi più calato in questa categoria, in questo campionato. Ci avete messo un po' di tempo, però oggi il Pescara è un Pescara diverso. Ma sappiamo che comunque in questa categoria non sempre, diciamo, vince chi ha più qualità. Noi siamo una squadra comunque di qualità con ottimi giocatori, però abbiamo visto durante il corso di questo girone di andata e questa prima partita di ritorno che non sempre, diciamo, possiamo fare gli splendidi, oppure, diciamo, giocare bene al calcio. Certe volte dobbiamo essere anche un po', magari un pochino più sporchi per cercare un pochino più di concretezza. Ora ci saranno le vacanze, si chiude il 2021. Marco Pompetti, cosa si aspetta dal nuovo anno a livello personale e a livello di squadra? Ma per quanto riguarda a livello di squadra, di ripartire così come stiamo facendo adesso è ancora meglio, perché comunque ripartire con slancio, facendo vittorie, è sempre importante, fa bene a tutti, fa bene al gruppo, fa bene a tutti quanti. Per quanto riguarda a livello personale, devo sicuramente migliorare, voglio fare ogni partita meglio e dare il più possibile il contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Per chiudere, l'ultimissima, sei diventato il leader di questa squadra, sei ancora giovane, però insomma si vede la stoffa del giocatore capace di portare per mano una squadra. Ma no, ma secondo me ci sono tantissimi giocatori dentro il nostro gruppo che sono oltre ottimi giocatori, ma con grande personalità. Io faccio semplicemente quello che reputo di saper fare, quello che mi chiede il mister, cerco di interpretarlo al meglio e poi spero sempre che le cose vadano bene.